Ciao dal mio Reiki. Oggi ti voglio parlare di una cosa un po' diversa dal Reiki. Nei miei video parlo sempre del Reiki, di meditazione che sono abbinate al Reiki e parlo, diciamo, del mio mondo del Reiki. Oggi voglio parlarti di una cosa che fa parte del mio mondo, ma che non è Reiki ed è una cosa di cui ti voglio mettere a conoscenza. Qualche anno fa perché ho sempre attirato da questa cosa, ho fatto un corso delle carte angeliche a Milano con la Doreen Virtù. È stato un incontro magnifico, e sono state due giornate veramente molto molto belle e interessantissime. E perché ti dico questo? Beh, perché se per esempio vai nel mio sito miureiki.com troverai una pagina dedicata alla lettura delle carte angeliche ed è quello che voglio fare io oggi per te. Prima di fare questo video mi sono concentrato, ho fatto scorrere in me l'energia Reiki e ho pescato una carta dal mazzo dei tarocchi degli angeli della Doreen Virtù. E la carta? Magia, magia? È questa qua, ok? Il Cavaliere d'Aria. L'avvicino un attimo, così che puoi vedere meglio. E adesso, in maniera semplice, ti spiegherò il significato di questa carta. Naturalmente niente è per caso, quindi se ascolti questo video, se vedi questa carta, è perché è la carta giusta per te. Bene, ecco qua la spiegazione della carta che ho pescato. Come vedi si chiama Cavaliere d'Aria, persona intelligente, determinata, idealista, instancabile, ma è anche una persona con tanti progetti, però talvolta non riesce a partire. E questo significa comunque che potresti essere tu o potrebbe essere una persona che incontrerai tra breve. Diciamo che quando esce questa carta l'energia inizia a muoversi in fretta. Talvolta nella vita sembra tutto andare a rallentatore, ma quando esce questa carta tutto si muove come un vortice in maniera molto 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 veloce. E vanno lasciate da parte le emozioni, ma prese decisioni con la testa. E queste decisioni saranno poi delle, diciamo, soluzioni di successo. Quindi sii veloce nel prendere le decisioni, cioè nel fare le cose, però comunque sempre devi fare attenzione a queste scelte, perché anche troppo veloce poi non ti va bene. E cos'altro posso dirti di questa carta? Come vedi, l'unicorno è pronto per partire, il cavaliere sta quasi per essere disarcionato e quindi il significato è fare attenzione che potresti essere allontanata dal tuo cammino. Inoltre, se vedi l'unicorno, il suo unicorno proprio brilla con una scintilla, come se fosse illuminato, no? Ma perché questa è la... come dire, è un'intelligenza vivida proprio che viene dalla mente. Abbiamo detto questa carta, devi usare l'intelligenza, quindi anche l'unicorno è un segnale di questo. E poi in più vedi la spada del cavaliere che anche questa è, diciamo, illuminata. La spada comunque è un simbolo di coraggio, giustizia e chiarezza. E con la spada illuminata comunque significa che questa impresa è virtuosa. Se poi vedi bene, anche sul petto del cavaliere c'è un drago rosso, ok? Quindi questo significa che questa impresa è proprio un segno di passione, fatta con passione. In più, questa carta richiama anche all'abbondanza e al guadagno economico.